Inaugurato il centro notturno di Squinzano, il plauso del prefetto Trio che fa riflettere anche sui centri di accoglienza per le donne maltrattate. Che il Natale arrivi nel segno dell'accoglienza, questo è il messaggio di Monsignor Seccia, vescovo di Lecce. Torna il Kids Village, importante appuntamento per famiglie e soprattutto bambini. Bentrovati di nuovo in studio, sempre in diretta TG dedicato a Lecce e provincia, in primo piano l'inaugurazione del centro notturno di accoglienza per le persone senza fissa dimora di Squinzano. Tutti i dettagli nel nostro primo servizio. Sono 25 posti letto messi a disposizione del centro notturno di accoglienza per le persone senza fissa dimora, inaugurato in queste ore a Squinzano, realizzato all'interno dell'immobile di proprietà comunale di via Geremia Re. Una struttura che l'amministrazione comunale, tramite la gestione commissariale retta dalla dottoressa Beatrice Mariano, ha potuto realizzare grazie all'utilizzo dei fondi europei vincolati dalla Regione Puglia nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013. Siamo riuscite a pervenire all'individuazione di un soggetto gestore che è la Caritas diocesana dell'Arcidiocesi di Lecce, che sicuramente è un soggetto capace che darà garanzie per il buon successo dell'iniziativa e per dare risposta a quanti non soltanto in questo territorio ma anche in altri comuni della provincia abbiano necessità di una primissima accoglienza nella fascia oraria notturna. In che modo verrà gestita la struttura? E seguirà naturalmente un regolamento da parte del soggetto gestore predisposto dalla Caritas diocesana, che potrà appunto definire meglio i dettagli. Comunque sarà reso possibile non soltanto l'ospitalità notturna, ci sono 25 posti letto, ma anche la prima colazione, il servizio docce, e il comune collaborerà per la predisposizione di progetti insieme ai servizi sociali che possano dare anche ulteriore supporto a queste persone in condizioni di estremo disagio. E raccogliamo il plauso del prefetto Trio, che fa riflettere anche sui centri d'accoglienza per donne maltrattate. Una tappa importante oggi perché gli ultimi non siano più ultimi e soli, ma possano trovare un momento di accoglienza e quindi passare la notte in sicurezza, soprattutto in serenità. Sì, oggi sono presente. Chiaramente sapete bene che il comune è commissariato e quindi volevo essere presente a questo momento proprio importante, perché questa ristrutturazione, peraltro di locali molto molto belli, ha una finalità ben precisa. Le persone senza fissa dimora, che spesso purtroppo tendono loro stessi a voler stare fuori, però dobbiamo cercare anche attraverso i servizi sociali di portarli in queste strutture dove possono avere anche loro una vita più dignitosa. E peraltro mi è piaciuta molto l'idea, perché nel bando che la Commissione ha predisposto non c'è una limitazione, possono venire anche senza fissa dimora anche da altri comuni limitrofi, quindi sono 25 posti molto importanti ed è un atto anche caritatevole, devo dire, in questo momento particolare che stiamo vivendo. Bisogna cercare di aiutare queste persone. Perfetto, oltre ai centri notturni, sarebbe il caso di pensare anche ai centri diurni, proprio di accoglienza e di supporto a queste persone senza fissa dimora? Purtroppo queste persone hanno fatto proprio una scelta di vita. Non è facile portarle dentro locali, dentro strutture dove si sentono costretti. Anche queste strutture, se nascono, sono molto importanti, come sono importantissime per esempio anche quelle come case rifugio per le donne sottoposte a violenza, che fortunatamente riescono a ribellarsi al compagno, al marito che purtroppo si comporta in maniera violenta. Riprende la campagna di tesseramento per il PD di Lecce. Allora sentiamo il commento del segretario. Il tesseramento riparte all'interno del Partito Democratico, un momento
per trovare nuove forze, ma anche nuove idee da proporre a supporto dell'amministrazione comunale, dove sui banchi di Palazzo Carafa siedono amministratori, assessori e anche il vice sindaco, che in tasca hanno la tessera del Partito Democratico. Un tesseramento importante che arriva dopo due stagioni politicamente difficili e fortemente condizionate dal Covid. Il Partito Democratico non ha mai fermato l'attività politica e l'abbiamo ripresa con le Agorà, avviando una serie di iniziative sul territorio. In questi giorni però abbiamo anche riaperto il tesseramento, quindi il circolo di Lecce sarà aperto a tutti coloro che vogliono iscriversi al Partito Democratico, perché maggiore è l'iscrizione, maggiore è l'adesione al partito, maggiore è la forza che noi daremo alle nostre idee, alle nostre iniziative. Quali saranno i giorni in cui chi vorrà potrà aderire al Partito Democratico? Allora, per i giorni, per il mese di dicembre, i giorni saranno quelli del martedì e del giovedì, e dalle 17 alle 18.30. Poi a gennaio invece aggiungeremo anche un altro giorno, che è quello del venerdì. Comunque tutte le nostre informazioni, le iniziative saranno comunicate e sono comunicate sulla nostra pagina Facebook del Partito Democratico della città di Lecce. Restiamo a Lecce per parlare di ZTL. Assessore, da oggi sarà più semplice per i cittadini accedere nella zona ZTL. Ecco, cosa dovranno fare? Da oggi, e in realtà anche già da ieri sera, siamo online sul sito del Comune con un nuovo servizio online, la possibilità appunto di richiedere un permesso per la ZTL. Partiamo sin da subito con la possibilità per tutte le categorie, sia i residenti, artigiani, commercianti e pass occasionali. E se il pass dovesse essere chiesto in un giorno di festa, quando gli uffici sono chiusi? Questo nuovo portale ci darà la possibilità appunto il lunedì mattina di validare, perché appunto avremo le 48 ore di tempo, tutte le richieste che troveremo nel nostro sistema informatico. Il terrore dei cittadini è sempre quello di ricevere la multa, quindi entriamo nello specifico. Un cittadino un giorno di festa chiede online l'accesso alla zona ZTL, il funzionario o l'impiegato comunale la convalida il giorno dopo, quindi nel momento in cui arriva in ufficio. Se dovesse arrivare al cittadino una multa per quell'accesso in quel momento non autorizzato perché autorizzato il giorno dopo, cosa dovrà fare? Allora, naturalmente è tutto tracciato. Anche oggi, quando avviene per errore umano, che può succedere, che un cittadino che ha titolo abbia fatto la domanda regolarmente protocollata tramite PEC o tramite cartaceo, molto spesso con una semplice mail al comando della polizia locale poi viene annullata in autotutela. Normale che il cittadino che decide di entrare per X motivo deve avere una motivazione da allegare, sempre in base a quelle che sono le regole che appunto il regolamento detta. Gli auguri di Natale del Vescovo Monsignor Seccia. Siamo ormai a pochi giorni da Natale. Un augurio, una raccomandazione ai suoi concittadini e ai nostri telespettatori? Beh, Natale ci richiama sempre quella solidarietà dell'accoglienza. Come è stato accolto nostro Signore, pur avendo un bue e un asinello, per riscaldarsi quella grotta, ma vuole essere veramente un auspicio la benedizione che abbiamo dato e l'inaugurazione questa mattina, perché purtroppo lo sappiamo e ci sono altre correnti di profughi che possono approdare ancora alle nostre terre, non dimenticando i poveri che abitano magari nelle nostre periferie. E allora per ognuno che ci sia la possibilità di un aiuto concreto, materiale, come avete visto, quello che è stato realizzato qui. Kids Festival ritorna. In casa, tutti in casa, il maggio con le storie di Kids! Dopo
una speciale inedita versione interamente online. L'ottava edizione del Festival del Teatro e delle Arti per le Nuove Generazioni torna in presenza sul tema ricostruire, abitando molti luoghi del capoluogo salentino, dal Teatro Apollo alle manifatture CNOS al Museo Ferroviario. E la festa, Kids è la festa del teatro, così abbiamo esordito nel comunicato stampa. Perché è una festa? Perché è il momento in cui le famiglie e i bambini e i loro figli possono ritrovarsi in una dimensione diversa da quella che è casalinga e che comunque a cui siamo stati costretti tutti, parlo in qualità di anche genitori, negli ultimi tempi. È una festa, e la si fa insieme a tanti artisti, in una programmazione veramente ricca quest'anno, 18 compagnie dove italiane, internazionali e comunque di altissimo valore. C'è la dinamica circense, la dinamica del teatro e tutta una serie di laboratori che metteranno certamente insieme questa dimensione di nucleo familiare, famiglie, bambini e genitori. Assessore, continua la presentazione dei progetti culturali proprio in seno al Comune di Lecce. Questo è un progetto innovativo che riguarda anche i bambini. In cosa consiste? Siamo un bellissimo festival dedicato ai bambini e alle famiglie, in realtà. Un'infinità, veramente tantissime iniziative nei luoghi della bellezza. Quindi in particolare sono contenta perché quest'anno il Kids Village si svolge all'interno del convento degli Agostiniani ed è una novità rispetto agli altri anni, con laboratori, incontri, performance, attività con i bambini e con le famiglie. È tutto, grazie per l'attenzione, un buon proseguimento.